qui con me la regista Giulia Graglia e il produttore Marco Fiumara, che ringrazio per essere venuto. Giulia gioca un po' in casa, nel senso che un pochino è torinese ma vive a Roma e ha fatto questo film che a noi è piaciuto molto, che racconta il vino dal punto di vista di quattro storie di donne. Come sempre chiedo a Giulia, Marco, di dire due parole prima e poi vi invito a rimanere dopo per fare delle domande una volta visto il film. Io non so se Giulia se la sente di parlare, perché qui appunto gioca in casa, è pieno di amici, di parenti, lei è molto emozionata. Se lei non vuole, io dirò soltanto due parole e poi vi lascio al film. La cosa che mi sembra giusto raccontare è che questa è la prima nazionale di Senza Trucco. Per noi è il coronamento di un percorso che è durato un anno e mezzo. E semplicemente un anno e mezzo sembra un periodo molto lungo. In realtà abbiamo seguito queste quattro produttrici di vino in quattro stagioni diverse, dall'inverno alla primavera, l'estate e poi l'autunno, e quindi si giustifica così, diciamo, la lunghezza della lavorazione del film. Forse quello che mi va di dire è che è un progetto nato quasi per caso, perché Giulia, anzi da sola, ha fatto un'intervista per il suo blog a Dora Forzoni, che è la prima protagonista del documentario, quella che vedete per prima. E rivedendola insieme, guardavamo la forza, l'energia di questa donna e ci siamo detti: perché non fare un documentario su di lei? E così siamo partiti un giorno di dicembre con il nostro operatore Tarek Ben Abdallah, che mi fa piacere citare qui perché è un grandissimo direttore della fotografia. Siamo andati ad Acquaviva, vicino a Montepulciano, a cercare Dora, abbiamo cenato con lei e siamo arrivati che il tempo era sereno, insomma una serata fredda di dicembre. Quando siamo usciti dopo cena aveva cominciato a nevicare, tanto che la nostra macchina si è fermata in mezzo alla neve lungo una strada, siamo arrivati all'agriturismo a piedi e sembrava un po' una disdetta. Invece la mattina dopo, uscendo con la telecamera e tutto e vedendo questo paesaggio innevato e tutto bianco, Dora che ci raccontava, ci è sembrato un po' un segno del destino. E da lì abbiamo cambiato un po' la rotta, non era più un documentario su Dora, era un documentario sulle donne che fanno vino naturale. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare Nicoletta Bocca, che è qui stasera, Elisabetta Foradori, Arianna Occhipinti, ed è diventato tutta un'altra cosa. E quindi, insomma, come dire, forse a volte le coincidenze o il caso ci portano a fare cose diverse da quelle che volevamo, ma speriamo migliori. Ecco, tutto qui. Dove c'è del vino naturale, insomma, c'è una passione tale che riesce a, così, a coinvolgerti e a renderti la vita comunque migliore, veramente, diventa difficile farne a meno. E abbiamo voluto raccontare questa nostra passione attraverso la storia di queste quattro donne incredibili. Io sono molto contenta di averle incontrate, è stata una fortuna enorme, lo dico sempre. Questo film ha voluto essere fatto e ho incontrato queste quattro donne stupende sulla mia strada. E niente, devo a loro veramente tantissimo, perché penso che in questo momento storico avere di fronte quattro figure femminili di questo tipo serva anche un pochino a ribaltare un po' così una teoria, una filosofia sbagliata, no? della donna, per cui è veramente importante per me aver fatto un lavoro di questo tipo. E niente, io vorrei dire una cosa: questo è un lavoro autoprodotto, nel senso che io e Marco abbiamo dato fondo veramente a tutti i nostri risparmi, non solo i nostri, anche quelli di famiglia, perché a un certo punto abbiamo... E quando anche quelli poi non bastavano più, abbiamo aperto un blog che si chiama come il documentario Senza Trucco, che molti di voi conoscono, che aveva lo scopo, insomma, di prevendere il DVD per finire, insomma, i lavori. Poi il blog ha preso piede, è andato avanti da solo, piace, abbiamo scoperto la settimana scorsa di essere il 12° blog sul vino più seguito in Italia, una cosa meravigliosa questa. E siamo riusciti comunque a finire il lavoro. E siamo arrivati a questo punto, insomma. E adesso speriamo di riuscire ad andare avanti, perché questa è la strada che a noi piace. Marco lavora sempre nel cinema, io vorrei proprio fare questo, questa è la cosa che mi piace fare. Insomma, spero che sia la strada giusta, insomma, da quello che... Dagli applausi, così un piccolo incoraggiamento, però appunto ci sono anche molte persone fortemente schierate, insomma, a mio favore. Che... Va bene, grazie a tutti comunque.
sono delle domande, non abbiamo un secondo microfono, quindi se magari tanto si sente abbastanza bene. Io volevo anche chiederti un'altra cosa, se ci spiegavi un po' come eri arrivata ai quattro personaggi. Nel senso, se non prevedo che non ci sia stato certamente un casting, però magari se avevi altre figure di donne legate appunto al tema del film, quindi il vino, e poi per vari motivi magari hai scelto queste quattro figure, o insomma se sei andata dritta verso di loro, per quale motivo? Come anticipava Marco prima, l'incontro fondamentale è stato quello con Dora, che ci ha fatto venire la voglia così di fare questo documentario. E Nicoletta, poi Elisabetta e Arianna sono state un incontro fortuito, ma un colpo di fulmine effettivamente, perché io le ho conosciute e ho capito che erano loro, anche perché la scelta è stata quella di girare nelle quattro macro regioni italiane, no? Nord-ovest, nord-est, centro e sud. E niente, le ho incontrate nelle manifestazioni sul vino naturale in cui ho lavorato, insomma, per altri motivi, le ho conosciute e ho capito immediatamente che erano loro, insomma, anche perché sono molto diverse fra loro, anche da un punto di vista anagrafico, caratteriale, per situazione familiare, da un punto di vista estetico anche, per cui niente, non ho neanche avuto il casting, non è stato fatto assolutamente. Subito hanno accettato tutte e quattro, sì, infatti è stata. E io sinceramente pensavo che avrebbero avuto un po' più di reticenza di fronte alla telecamera, invece assolutamente no, sono state tutte e quattro. Non hanno mai avuto un'incertezza, piuttosto le nostre, no? Evidentemente, di approcciarle, no? Con più delicatezza per non invadere troppo la loro vita quotidiana, invece erano proprio agio, si è visto, insomma, non c'è stato bisogno di ripetere un ciak, anche perché io credo che appunto il documentario sia questo, no? Quello che viene è la cosa giusta, se va ripetuto vuol dire che non era la scena da girare, e sono state assolutamente spontanee, immediate, genuine, infatti sono loro il film, comunque io ero lì perché facevo di fatto una domanda, ma casualmente sono loro veramente il film. Ci sono delle domande? Poi una curiosità un po' classica sul film, che si prendono anche dei tempi rispetto al girato, perché tu insomma hai seguito delle stagioni. Una curiosità è appunto da quanto girato sei partita per poi arrivare all'80? 35 ore. Sì, una trentina di ore. Non è tanto. Non era tantissimo il girato, era una trentina di ore soltanto, anche perché appunto la disponibilità economica era ridotta comunque, non potevamo stare troppo da ciascuna delle produttrici, per cui l'esigenza era quella di stringere al massimo e di ottimizzare i tempi, per cui proprio breve.